No, lui ci mette questo. E così è apposta, no? Quello è fatto. Ah, ti mandi via così? Sì. Bello. Buonasera ragazzi. No, preso. Grande, però ancora. C'è un girino della cosa. Oh. Va bene. Buonasera a tutti ragazzi. Non so chi mi manda un messaggino, però siamo ancora in diretta qui da Capelli Intelligenti. Stasera no, stasera sei solo con la passata. Abbiamo il nostro super mago Antoine, il numero uno. Ma io so che quanto stava girando. No, non lo sapevo neanche io perché... Ciao Antonio! Ciao, ciao a tutti! Ciao Yurika! Mi piace il mio impianto? Ma lo puoi... Lo puoi far vedere com'è? Sì, a voglia, guarda! Naturalissimo, guarda! No, a noi ci piace bene... Un saluto agli amici di Instagram, eh! Ciao ragazzi, stasera siamo veloci, eh! Siamo in rapida ascesa, eh! Siamo rapidi! Il numero uno, Antoine, allora... L'artista Antoine, ciao Ire! Ciao a tutti. Però questo è bello, va inquadrato. Vediamo un po'. Michael Jordan, nella vita ho sbagliato e fallito tante volte, è per questo che alla fine ho vinto tutto. Ma nella vita poi alla fine è vero questo, perché se non provi a fare tante cose e sbagli tante volte, non puoi sì. Riuscire a farle bene, giusto? Il prof, attenzione, no, buonasera. Così veloce, il prof è incredibile. Allora, si voleva far sapere, un grande prof, eccolo qua. Il mitico prof, il suo capello brizzolato però. Ciao Vilma, ciao Maria, ciao Flutura. Allora, gli si mette solo la passata stasera al nostro Magantuan? Il suo pezzettino classico. No, è il frontalino del Geo. Allora, ho detto, voglio anch'io il frontalino del Geo. Vediamo se il prof ti accontenta stasera, via. Ecco sì. Va bene? Vediamo. Il frontalino del Geo, attenzione. Stasera è stata una roba incredibile. Quanti live hai fatto stasera? No, stasera siamo stati in laboratorio. Ah, guarda, siamo stati impegnati con le macchine che non ne volevano sapere di fare le cose fatte bene. No, si fermavano, ma perché c'è queste perturbazioni? No, perché a livello elettrico, cioè le macchine a controllo numerico soffrono tanto. Davvero? Eh sì, cioè quando ci sono, diciamo, le perturbazioni, ma le perturbazioni a livello diciamo ionico, cioè del passaggio elettrico. Ok. E i software fanno un po' le bizze, sì. Quindi un grande. Ma ti è cresciuto tanti capelli? Ma quant'è che non venivi qua? È parecchio, ha un capello lungo così, non ti avevo visto. No, te non c'eri, c'era Antonella. Secondo me sono 2 mesi. Sì? Sì. E me l'ha tagliati, eh. No, ma sei un capello meraviglioso. Era tanto, non ti vedevo. Si taglia solo il ciuffo davanti, basta. Ma come, li lasci lunghi così? Li voglio far crescere, infatti il bello, che si può decidere. Allora, oh, spiega un attimo, ciao Silva, spiega un attimo Antoine. L'artista Antoine, attenzione, il frontalino di Geo spiega come mai che anch'io sono rimasto... Aspetta, che mi tolgo anche i capelli davanti per spiegartelo. No, veramente, almeno mi interessa se si vede magari più lungo e più corto da no, ma capelli un giorno di un altro. A me non mi interessa. Grande, Antoine è libero, un uomo libero, sì, un ragazzo. Sì, ho possibilità, no? Di farli crescere, allungare, tagliare, no? Non mi interessa. Infatti, ora voglio un taglio lungo e comunque ho la possibilità di lasciare la protesi anche leggermente più lunga rispetto a come la portavo prima, perché no? Quindi lo tagli proprio così, solo queste puntine lunghine, basta. Guarda, sì, se proprio devi ti lasci anche così. Ma scusa, ma lo lascio così, non si fa neanche il taglio stasera, che siamo venuti a fare? No, lo vuole fare, dai. Grande Antoine è un artista, è un personaggio, perché... No, davvero, se no proprio le puntine allora ti levo. Ma sì, dai, le puntine. Ma le puntine. Puntine. Ma è meravigliosa la sensazione dei capelli sugli occhi, cioè, ragazzi. Perché era tanto me lo dicevi, però, che volevi, sì. Sì. Abbiamo il prof, ci fa vedere anche un pochino come sono ricresciuti i capelli. Ecco, questo è bello indietro, è proprio... No, ma infatti li voglio indietro. Però, ma scusami un attimo, ma ti ricordi te quando ti volevi, cioè, rinfoltire tutta la parte? E dissi, ma scusami, ma c'è qualcosa che... Che mi sfugge, no? Allora si è fatto. Ciao Ire, come stai? Oh, raccontami un po', ora sei con il Geo quello sportivo, capisci? Sei al top, fammi sapere. Ciao Ale.
Sì, è numero vero, uno. Io sono venuto per farmi la protesi intera, lo so. Però vabbè, dai. Era un momento... È un momento della vita. Era un momento della vita. Avrei sbagliato, come hai detto prima, no? Avrei sbagliato, ma... No, vabbè. Però allora rifare un frontalino, riabbassare un'attaccatura era molto più utile, no, che fare tutto quello... Giancarlo vuole sapere se regge con l'acqua salata. L'hai fatto? Ancora no? Non sono andato ancora? A mare, però penso di sì. Ma Gerardina, dieta stupenda, grande. No, che dici? Io mi piglio le responsabilità per voi, ragazzi. No, allora, come si chiama? Giancarlo, allora devi capire una cosa. La tecnologia del GECO, quindi, i capelli intelligenti come funzionano? Ciao Salva dalla mitica Sicilia, come stai? Ti sei vaccinato o no? Fammi sapere. Prima, seconda, terza dose, quarta dose, quinta dose. Io ancora no. Ora ce l'ho, ce l'ho il 3. Vabbè, il 3 di luglio la prima dose. Bene. Allora, scusami. Giancarlo, allora la tecnologia del GECO rispetto alla polo e agli adesivi normali, cosa fa? Mentre una protesi o gli adesivi, se magari, insomma, puoi avere dei problemi quando va con l'acqua salata o comunque con... quando comincia a mollare. La tecnologia del GECO invece cosa fa? Funziona all'incontrario. Ti fai conto, fai legami covalenti, legami ionici con l'acqua del mare, quindi con il cloruro di sodio, va bene? Perché il cloruro di sodio, come lo dice la parola, la struttura molecolare è cloro, una molecola di cloro e una molecola di sodio, va bene? Quindi questo è il concetto. Quello che fa, lo fa in maniera autonoma, quindi lo vedi anche, l'avrai visto, anche se la tua applicazione è molto piccola, no? Quindi, avendo il frontalino del GECO, hai 250, diciamo, su un'area di un centimetro quadro ci sono circa 250 micropori, quindi hai dei legami, quindi di adesione anche per questo, quindi queste, come fa il GECO con le sue piccole ventose, anche se la zona è piccola, ma ti sarai accorto che quando fai il bagno con l'acqua, cosa fa? Non va via. Bravo. Mi lavo normalmente come farebbe chiunque. Però se hai sentito, ora perché la tua zona è molto piccola, però di solito quando vai a lavorare con l'acqua, con l'umidità, specialmente con l'acqua, lo senti che lui aderisce ancora di più. Questa è la sensazione che dovresti sentire. E con il cloruro di sodio lo fa ancora in maniera molto più rapida, perché comunque è uno scambiatore ionico il cloruro di sodio, e nell'acqua di mare ce ne sono tante. Tanto è vero, come si chiama, me lo ricordo, scusami? Giancarlo mentre stasera, perché Gianluca c'avevo, Gianpietro, Giancarlo, dicevo, esiste una soluzione salina, quando un cliente utilizza la tecnologia del GECO sta molti mesi, diciamo, che non può andare al centro, no? Quindi di riferimento. Proprio perché il cloruro di sodio, quindi la soluzione fisiologica allo 0,9, ricarica la membrana in maniera molto veloce, molto veloce. Quindi Giancarlo, in parole povere, si può andare al mare? Sì, sì, puoi andare al mare. Se trovi posto, prenotate, perché vanno detto quest'anno, è tutto pieno. Pietro dice, regge a tutto, non preoccupatevi. Chi è Pietro Grande? Mitico Pietro! Esatto. Quindi, come siamo? Vedi? Allora, come semplice, con il frontalino del GECO, riavere quindi quei 10, 15, 20 mila capelli solamente nella zona dove pensavo serve. Anni. No, sei un ragazzo ora, sei un ragazzino, chiamai prof. Prof, te che dici sulla tecnologia, cioè ci spiega, ci dicano perché? Perché? Dice, perché tante persone abbandonano la colla e gli adesivi per passare alla tecnologia del GECO? Perché una volta che hanno provato la nostra tecnologia si rendono conto che è come avere i propri capelli. Cioè riescono a fare veramente tutto, e quindi invece con le colle sono un po' più limitati, e poi anche il fattore dell'igiene con la colla si può arrivare a un massimo di 15-20 giorni, con la nostra adesione, cioè nemmeno la adesione, con la nostra, con la trettista arriva un mese tranquillamente, anche oltre. Quindi uno si sente più sicuro, spesso se deve andare via, capito? Vabbè, sai, il limite poi dipende da come vuole venire il cliente, certo. Chiaro, no? No, ma voglio dire, alla fine, se tu fossi indipendente, tu potresti fare, voglio dire, Antoine fa per conto proprio, cioè ogni tanto si fa vedere ogni 2-3 mesi e viene qua, sì, però no. Farai sempre di più, no? Quindi, sì. Io... Cioè, alla fine, quando impari, fai quello che ti pare. No, lo so. Io vengo qua per cambiare la protesi, basta. Sì, chiaro.
Però vedete, anche l'effetto è meraviglioso, perché poi vai a reintegrare questi 8, 10, 15 mila capelli nella zona, quindi e crei un effetto super naturale in poco tempo, semplice. In 5 minuti. Sì, sì, sì. Anche se oggi siamo un po' troppo, cioè nel senso siamo di corsa, però va bene. Moltissima. Però il nostro artista Antoine è così, capito? Io non sono di corsa, però. È un ragazzo di belle speranze, capito? Grazie, ragazzi, per le speranze si spera. Senti, Andrea dice, mi consigli di fare la tecnologia del geco? Così mi sta chiedendo a me? Sì. Beh, dipende, sì, io consiglio, come ho sempre detto, se Andrea, vero? Sì. Se Andrea non si sente a suo agio con la pettinatura che ha, con la quantità di capelli, io la prova la farei, come ho fatto, io l'ho fatta. Quindi... Ciao Pietro, ciao Norma, senti i consigli di Antoine, quindi io ti dico la tecnologia del geco, quindi si può gestire in totale autonomia e quindi si può anche interagire su piccole zone senza nessun, cioè lasciando stare i propri capelli, perché quello che ti dissi, io ti dico, guarda, io ho detto, prima di rasare io cerco di integrare, questa è una cosa che è il nostro, la nostra filosofia, e non apprezzo molto il fatto di dover rasare i capelli per applicare, no? Che poi la tecnologia del geco funziona molto meglio, quindi ha bisogno per fare i suoi legami anche della pelle glabra, quindi poi sì, ognuno ha la sua cilindrata, quindi però poi dopo diventano malleabili, diventano, ecco, una cosa che hai notato, anche se hai questa piccola integrazione, no? I capelli, come si comportano i capelli, diciamo? Si comportano meglio dei miei, sinceramente. sono più disciplinati. Sì, no, come ho detto anche nello scorso live, basta veramente un colpo di fono e tornare a posto. Ecco, questa è una tecnologia e poi insomma, davvero, ormai prendo l'hai visto. Prendi la piega che tu vuoi. Scusa, Antonio, una cosa, certo. Poi finisci, vuoi farti la riga dietro o li lasci proprio così? O questa parte qui la puliamo, almeno quella. Dai, va bene, dai. Facciamo almeno quella. Grande, lì. Almeno si dura 5 minuti in più. Si dura 5 minuti in più. Sì, da quello sì. Perché quindi... sei molto acclamato sugli schermi ultimamente, davvero? Certo. Ma com'è che non il frontalino del Geo? No, il frontalino del Geo. Com'è? Non ci sapevi le... Certo, vi seguo. No, ci segui tanto. Ora stai diventando, stai raggiungendo il grande Mirko. Sei lì vicino. Beh, perché lui si è lasciato andare, capito? Ormai si fa vedere una volta ogni morte ma di Papa. Ma si fa i capelli, no? Sì. Ma infatti, detto finché non c'è capelli fino a qui alle spalle, non si fa vedere. No, davvero? Va bene? No, comunque davvero, sono gestibili. Questa è una cosa interessante, dice, perché le persone hanno sempre meno tempo, meno voglia di rimanere, no? Di senza alla fine, no? Un capello che si può gestire, Antoine, cioè, alla fine è qualcosa che ti aiuta, cioè, a accorciare i tempi. Ma infatti, ora voglio dire, io ho la fortuna di avere comunque il frontale coperto, quindi una volta che il sistema mi è davanti, anche se quelli miei sono un po' più ostici da gestire, li copro tranquillamente bene. Ok. Ecco. Quindi okay. Mi salva la protesi. Mi salva la tecnologia del geco. Quindi immagino chi ha una protesi anche totale possa meravigliosamente andare avanti i giorni con la stessa piega. Sì, perché ti rimanga, vero o no? È come avere un gel, no? Giusto? Rimane. Io questi legami ionici, i capelli intelligenti hanno questa capacità. Io dico, sono meglio di quelli normali perché, sì. Ecco, poi hai notato che non si insudiciano mai. No. A meno che tu non metta sopra l'acqua gel, a quel punto ci mette un po' di più. Ci mette però un po' di più, però diciamo la parte, diciamo, di pulizia la farebbe lo stesso. Sì, però comunque rimangono belli, diciamo. Allora, guardiamo un po' l'effetto finale di questo del mago, il prof e il mago Antoine che ritorna. No, mago artista, ormai sei diventato come noi. Mago Antoine artista. Capito? No, guarda, il frontalino del geco è stato coniato da un primo cliente che un fan, e poi da lì è partito, sì. Perché il frontalino del geco, sì, è stato una cosa molto bella, perché alla fine è il nome vero, no? Però lui spontaneamente l'ha chiamato così, non lo sapeva.
Li devo lasciare così? No, li lascio morbidi. Guardate ragazzi, l'effetto naturale in così poco tempo, voglio dire, no? Mi piace la morbidezza. Grande Antoine. Ecco, prof, spiega un po' come mai fanno questo con le mani e tornano, fanno e... Perché sono vivi, diciamo, essendo capelli decisi, teoricamente dovrebbero essere fermi, dovrebbero essere composti. Però si vede, mamma lo stanno dicendo, dice, noi si guarda i vostri video, dice, guardo le protesi normali, sembrano, sono finte, no? Dice la tecnologia. Che c'è sotto, gli dà. Ciao Giovanni! Gli fa diventare vivi, come, proprio come i nostri capelli. Anche meglio, perché comunque hai una tecnologia... Quindi chi ha un... Ciao Giovanni, dice la prova 30 ha un costo, sì, se ci segui da poco da tanto, però ha un costo di 450 euro, quindi, che poi, quindi puoi provare la tecnologia 3T Ionis, capelli intelligenti, la tecnologia del Geco, come c'ha qui il nostro super artista Mago Antoine, il ciuffo, quindi... E poi dopo puoi decidere se fermarti o andare avanti. Se vai avanti con la tecnologia del GECO puoi fare il piano di garanzia annuale e ti verrà dato in cashback di 450 euro. Quindi hai la prova 30 completamente gratis. Grande Dami, come stai? Un saluto al prof. Grande Dami, è una storia di successo, ti sta guardando, quindi una foltezza hard straordinaria. Quindi questo lo porti proprio così, Quindi spiegami una cosa, perché un ragazzo di 20 anni non dovrebbe fare un trapianto ma dovrebbe utilizzare la tecnologia del GECO? Prima di tutto gli va via l'insicurezza che spesso hanno, la paura di affrontare questi, diciamo così, i nostri centri, e sempre sono rimasti alle vecchie idee. Invece basta, vengono qui, zac e cambio, si gira la sedia e in 2 secondi... Il prof, è vero! Qualche volta lo facciamo, senza, giriamo la sedia con i capelli, proprio... Grande. Faremo così. Oh, però non la girare forte, potrò girarsi, no, capito? Che non posso girare anche forte, ma una volta facciamo io sono il mago, no? No, il mago Antoine può scomparire e fa apparire i capelli. Quindi io soffro il caldo, la parrucca mi suda, come potrei? Ciao Carmela. Però usi una parrucca normale. Esatto. Potresti cambiare, questo te lo consiglio io, insomma, alla fine con le parrucche normali non puoi, no. Non puoi. Io allora, la tecnologia del GECO fa il compleanno nei prossimi giorni, perché è stata brevettata nel 2010, quindi no, 2009, ora deve andare in maggio, quindi si fa il compleanno di 12 anni, mi sembra, 11 o 12 anni, deve andare a vedere, poi si farà il post. Ricordi, 12 anni la tecnologia del GECO. E, però la traspirazione... Ciao, grande prof, grazie, numero uno. La tecnologia... Carmela ti può aiutare, era stata pensata molto, molto anche per le donne. E quindi una parrucca va bene come primo approccio, ma poi la tecnologia dei capelli intelligenti ti aiuterebbe a trovare la libertà di vivere una vita libera, senza pensare ai capelli, senza pensare al caldo, senza pensare alle sensazioni, libera. Quindi se vuoi avere un'informazione ci chiami. Ciao grande, ci vediamo domani per il taglio alla Brad Pitt dei poveri, no? Il nostro grande storia è successo, sentito prof? È andato via il prof, no? Allora, dei poveri no, il nostro Brad Pitt è famosissimo, va bene? Ma quando viene, a chi posso rivolgermi? Quanto viene, a chi posso rivolgermi? Ciao Pasquale, guarda, non so di dove sei, noi siamo a Calenzano, provincia di Firenze, ma se ci segui da poco da tanto ti spiego che puoi aderire, cioè quindi accedere ai capelli intelligenti attraverso la prova 30, che ha un costo di 450 euro, quindi è abbastanza semplice, no? Facile, quindi non c'è bisogno di aspettare mesi o per un risultato come vedi qui di Antoine. Domani ho fissato con Lady, grande, domani c'è il ritorno di Lady Blue, attenzione. Che oggi era... si è andata un po', ha visto il sole, è andata... Però un ciuffo come Antoine, io questo qui, capito? Dami, ascolta, un ciuffo come Antoine, come lo vedi? È una foltezza medio hard, giusto? Perché vedi come si muove. Perché poi alla fine, ecco, una cosa che puoi dire, no? Quando c'è il sole, hai notato una cosa su questi capelli? O no? Cioè, ha tonato che diventano ancora più liberi, più... con la capacità di movimento, bravo, sì, ma anche diciamo, rispetto a dove sei, vedi, poi con le mani puoi fare quello che vuoi, insomma, alla fine vedete come prendono forma. Michele, poi se volete avere un'informazione comunque e ritornare ai ragazzini come, insomma, ragazzetti di scuola come Mago Antoine. Ha detto, non più ragazzino. No, ragazzino.
ragazzetto, 25717, numero 1. Quindi potete chiamare qui. E poi se volete poi parlare anche, no, 87, no, non telefona nessuno. Ecco perché non telefonavano, avevo scritto 87. No. 88 25 717. Allora, se qualcuno poi ha un problema simile al nostro mago Antoine, l'artista, quindi potete poi anche richiedere eventualmente, diciamo, una call. No, questa, allora, questo è un ciuffo meraviglioso, prof. Mi piace fare questo. Prof non c'è. Senti, c'era una storia di successo, diceva l'Italia, la Brad Pitt, dice. No, cioè, allora dicevo, fa caldo. Fa caldo. Allora ragazzi, comunque, Antoine, cosa vuoi dire? Perché ti stanno guardando, si stanno osservando, ci può vedere un attimo, proprio una roba. Io penso che più naturale di questo, perché poi dovete capire, quindi una protesi normale con la colla, gli adesivi, può essere come vuole, ma si vede che è finta. Allora, vai a vedere, guarda che per gli intelligenti, vedi come si muovono, vedi come reagiscano. E allora cominciate a capire che questi sono i miei, vedi? Sì, la migliore soluzione che puoi avere senza nessun problema, no? Vedi come fa lui, eppure ha solamente un rinfoltimento da 10.000 capelli, 12.000 capelli messi in 30 secondi, gestibili in maniera autonoma. Quindi può tornare una volta in mese, una volta ogni 2 mesi, una volta ogni 3 mesi, cambi l'impianto e poi ti gestisci. Quindi sì, questo è il concetto. Si gestisce a casa per conto proprio anche ogni 2 mesi, cioè se invece hai bisogno di aiuto, perché inizialmente così. Io purtroppo non ho potuto essere presente qua perché ero in zona rossa, cioè proprio durante il lockdown ho dovuto gestirmi da solo, quindi sei diventato, poi hai visto che con la tecnologia del genere non è che c'è bisogno di tante cose, però magari se uno non è tanto manuale, grafico, o preferisce appoggiarsi anche ogni, non so, 2-3 settimane, non so, ma dipende, è soggettivo a me, cosa non serve, perché poi alla fine la tecnologia quindi si ricarica continuamente, quindi però se devi fare un taglio laterale, giusto? Lo devi fare. Taglio, certo. Per la manutenzione è soggettivo. Ciao Anna, quindi allora vedete com'è semplice gestire questo. Quindi io direi anche agli amici di Instagram che per stasera, volevi aggiungere qualcosa? Soffro pure prurito in testa, sarà la malattia, penso, e non potrò sopportare. Carmela, però ecco, dicevo, se vuoi avere un'informazione chiamaci, e il numero è sempre lo stesso, va bene? Quindi non so di dove sei, noi siamo a Calenzano, provincia di Firenze, ma abbiamo centri un po' in tutta Italia. Quindi, per avere una... Ecco, si è bloccato tutto, quindi... Per non avere nulla... No, ma questo iPhone è incredibile, è tremendo. Quindi Antoine, dimmi, dacci un tuo parere su... Beh, io sono soddisfatto, spero chi sta... Di rimanere soddisfatto? Che sia soddisfatto del lavoro anche sia soddisfatto di guardare te che sei soddisfatto. Sì. Saremo soddisfatti tutti mentre ti guardano e te guardi e te ascolti e siamo tutti soddisfatti, quindi... Anche perché... È semplice. È inutile mentire, no, cioè, si vede, no? Grande Dami, la testa non prude, provare per credere, grande. Vabbè, chi prova la tecnologia del GECO può dire questo, insomma, può portare la sua esperienza, insomma, quindi... Sì. Allora, ragazzi, io direi, siamo qui con il nostro Mago Antoine, l'artista, io lo lascerei andare, perché tanto qui... poi lo potete rivedere con calma stasera, insomma, invece di vedere la partita potete guardare anche il live, va bene? Del Mago Antoine e il frontalino del Geo, come poter integrare 10-15.000 capelli, quindi nella zona frontale, e abbassare l'attaccatura, quindi avere un rinfoltimento supernaturale da ragazzetto di 18 anni che poi probabilmente si può risegnare all'università, va bene? Il Mago Antoine, no, basta, ho già dato. Allora, un saluto agli amici di Instagram, continuate a seguirci, domani una grande storia di successo, una super fortezza e taglio alla Brad Pitt. Stasera salutiamo il grande Antoine. Oh, col taglio alla... Carmela dice, dimmi. Il taglio alla The Color, no? Il The Color, Stash. Questo, te sei Stash? Un taglio alla Stash. Questo è un taglio alla Stash?
ragazzi, è vero, lo dice Raffaele, dice sì, è un taglio alla stascia, è vero, hai ragione, perché a parte lui si improvvisa, questo ciuffo ti sta bene, qui hai cominciato a salire di categoria, attento, sì, sì. Stai seguendo le posizioni, il Mirko è insediato, aiuto. Carmela, se sei nata a Siena, sei vicino, qui c'è il panforte, buono, lo sai, quindi, però dimmi te, insomma, facci sapere dove sei e poi tanto verrai servita da chi è più vicino a te. Antoine, dacci un pensiero positivo, dai. Un pensiero positivo? E io vado a mangiare fuori stasera, quindi sono positivista. Grande, così! Con il mio nuovo taglio. Alla stasce. Alla stasce, però non caldo. Antoine, però non si sa mai, potresti no, anche... Cioè, te hai queste qualità, sei un fuori classe. Ma non come stasce. Certo, come Antoine. Come Antoine. Antoine, l'artista Antoine. Ragazzi, allora, poi ci faremo fare un... Una solo dal nostro artista mago Antoine. Va allora, bene. Un saluto. C'è troppa siccità, almeno si faccio piovere un pochino. Va bene, va bene. Allora, ancora, vai. Ancora no. No, dai, ancora. Va bene. Vai. Allora, ragazzi, un saluto agli amici di Instagram. Un saluto al mago e artista Antoine. Un saluto al presidente Max, Capelli Intelligenti, il miglior canale per la soluzione ai vostri problemi di capelli. Continuate a seguirci e ci riaggiorniamo e ci vediamo nei prossimi giorni. Ciao a tutti, buona serata. Ciao.